Amici dell'agraria, bentornati. Oggi vi parlo di uno dei fiori commestibili più buoni e ricercati della storia. In questo video parleremo di fragole. Scopriamo insieme perché coltivarle e perché no. Perché coltivarla? Coltivare le fragole è abbastanza facile alla portata di tutti. È sicuramente uno dei frutti di stagione più facili da produrre in vaso, sul balcone o in un piccolo giardino. Seguite il canale ed attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. In questa nuova rubrica, infatti, proveremo a trattare tutte le maggiori colture da orto. La fragola, in aggiunta al suo gradevolissimo profumo e al suo ottimo sapore, ha pochissime calorie, soltanto 28 kcal per 100 grammi. Possiede notevoli proprietà rinfrescanti e diuretica, ricca di vitamina C e potassio. È ideale quindi in diete ipocaloriche o in estate, a patto che non vi aggiungiate zucchero o panna. Che pianta è? La leggenda vuole che in occasione della morte di Adone, la dea Venere pianse copiosamente e le sue lacrime, una volta cadute sul terreno, si trasformarono in piccoli cuori rossi. La fragola è una pianta da sottobosco, quindi predilige terreni leggermente acidi, teme fortemente i ristagni idrici e ha bisogno di un terreno ricco di sostanza organica. Il sistema radicale è di tipo fascicolato, molto corto e superficiale. Circa l'80% delle radici, infatti, si trova a circa 25-30 cm di terreno. Grazie a questa sua caratteristica, come già abbiamo detto, è molto facile da coltivare in vaso. Il fusto della fragola è costituito da un rizoma strisciante. La pianta della fragola si dirama in stoloni e questa sua caratteristica la rende molto facile da moltiplicare e riprodurre. Ma passiamo al vero protagonista, ovvero il ricettacolo floreale. Si tratta di un fiore, appunto, che noi erroneamente chiamiamo frutto. Il vero frutto della fragola è l'achenio, ovvero quei frutticini duri che noi erroneamente chiamiamo semi. Ne esistono di diverse varietà, pezzature, colori, ma tutte altrettanto aromatiche e succulente. Quali varietà scegliere? Le cultivar di fragola possono essere classificate in base a diverse caratteristiche, tra cui la dimensione del frutto o l'epoca di maturazione. Tuttavia, la classificazione più usata è sicuramente quella basata sulla risposta della pianta alle ore di luce. La distinzione si ha infatti tra, da un lato, le brevi diurne, dall'altro lato, le longi diurne. Le brevi diurne, come già si intuisce dal nome, fioriscono soltanto quando le ore di luce sono inferiori alle 13-14. Producono dunque durante la primavera, quando le giornate sono ancora relativamente corte. Le longi diurne invece, al contrario, fioriscono soltanto quando le ore di luce della giornata superano le 14. Per questo motivo si chiamano rifiorenti. Queste varietà fioriranno più volte, dalla primavera fino all'autunno. Apro una piccola parentesi. Esistono alcune varietà dette neutrodiurne che fioriscono indipendentemente dalle ore di luce. Vengono comunque categorizzate nelle rifiorenti. Per quanto riguarda la scelta della varietà di fragola da coltivare, dobbiamo fare una piccola premessa. Questa infatti dovrà tenere conto della zona di coltivazione. Dalle ultime ricerche ed esperienze sul campo si è notato infatti che per coltivazioni al sud sono più indicate le brevi diurne a pianta fresca, mentre per coltivazioni al nord Italia si hanno produzioni migliori con le rifiorenti. Ovviamente se le coltivate in vaso sul vostro balcone potrete sperimentare più varietà. Per voi infatti sarà più facile monitorare e scegliere l'esposizione delle piantine al sole e alla luce. Quando piantarla? La fragola può essere messa a dimora per quasi tutto l'arco dell'anno. Al sud Italia, come anche in Spagna, si comincia appunto già in agosto, con le produzioni professionali di piantine a cima radicata, mentre in settembre sarà già possibile trovare i primi stoloni a radice nuda di piante frigo conservate. Nelle prime settimane autunnali poi potete cimentarvi con la coltivazione della pianta fresca, ovvero stoloni vegetanti a radice nuda di varietà brevi diurne, ideali al sud Italia per produzioni abbondanti durante tutta la primavera. Infine, da marzo sarà possibile coltivare le varietà di fragole rifiorenti, che daranno produzioni costanti per tutto il periodo che va da maggio fino a settembre-ottobre. Se le coltivate in vaso o in un piccolo orto, il mio consiglio è quello di provare e sperimentare tutte le varietà, in modo da avere una produzione costante quasi durante tutto l'arco dell'anno. Fatemi sapere nei commenti o sui canali social che tipo di varietà preferite, le brevi diurne o le longi diurne, ed ovviamente la vostra zona di coltivazione. Preparazione del terreno. Come già accennato, le fragole vivono bene in terreni sciolti o a medio impasto ed è fondamentale che non ci siano ristagni idrici. Preferiscono un terreno con un pH leggermente acido e ricco di sostanza organica. Sarà quindi buona norma effettuare delle concimazioni di fondo a base di concimi organici tipo lo stallatico o l'humus di lombrico. Per la coltivazione in pieno campo si utilizza la tecnica della baulatura o a prode. Questo cassone rialzato servirà a far drenare l'acqua e mantenere la giusta umidità, mentre per le coltivazioni
coltivazioni in vaso dovete essere voi a controllare ed evitare ristagni idrici. Un aspetto molto importante della coltivazione delle fragole sta nella pacciamatura. Nelle produzioni industriali solitamente si usano dei teli in plastica appositamente forati. Per il nostro orto o sul balcone andrà benissimo della paglia o degli aghi di pino. Non utilizzando il telo pacciamante, sappiate che la distanza da mantenere tra due piantine dovrà essere più o meno quella di 35-40 cm. Innaffiature? In terreni sabbiosi sarà necessario farlo più spesso. L'ideale sarebbe irrigare al mattino con degli impianti a goccia. In questo modo l'umidità in eccesso avrà tutto il tempo per evaporare. Le fragole saranno più suscettibili alla carenza di acqua durante le prime fasi del trapianto o durante la fioritura, soprattutto se avete messo a dimora stoloni a radice nuda. Nelle fasi finali ovviamente la quantità di acqua andrà ad influire sulla pezzatura dei vostri frutti. Per quanto riguarda le innaffiature, infine, è importante sapere che non bisogna mai bagnare le foglie o i frutti delle fragole, perché questo potrebbe portare allo sviluppo di marciumi o malattie fungine. Concimazioni. Le concimazioni post-trapianto possono essere divise in due fasi, dalla ripresa vegetativa fino alla fioritura. Infatti le piante avranno bisogno di azoto e fosforo. Questi due macroelementi favoriranno lo sviluppo dell'apparato radicale e la produzione di nuove foglie. Un giusto apporto di potassio invece sarà importante durante la fase di fioritura. Il potassio infatti aumenterà il grado zuccherino e migliorerà la qualità e il profumo e il gusto dei frutti. Inspessisce i tessuti aumentando di fatto la resistenza alla botrite e protegge le piante dagli stress ambientali durante i periodi più caldi dell'anno. Quando raccoglierla? Il raccolto di questa prelibatezza sarà difficile da sbagliare. Il grado zuccherino e la qualità dei frutti infatti aumenterà con l'avanzare della colorazione. I frutti saranno più succulenti quando avranno raggiunto un bel colore rosso vivo. Tuttavia, trattandosi di un'infiorescenza, una volta arrivati al massimo grado si rovineranno abbastanza velocemente. Collegandoci al capitolo sui periodi di trapianto, possiamo dire che le epoche di raccolta variano in base alla cultivar che avete scelto e potrà coprire quasi tutto l'arco dell'anno. Le primissime fra una cima radicata saranno già pronte da novembre. Con i primi raggi di sole primaverili poi fruttificheranno abbondantemente tutte le varietà brevi diurne. Da maggio a settembre infine si avranno produzioni costanti dalle piante rifiorenti messe a dimora a marzo. Insetti, funghi e parassiti. Le malattie fungine delle fragole sono riconducibili quasi tutte al cattivo drenaggio del terreno, ad errori di irrigazione, nonché ovviamente ad avverse condizioni climatiche. Per prevenire e scongiurare qualsiasi attacco fungino, infatti, è molto importante tenere sotto controllo l'umidità, sia con delle buone pratiche agronomiche, sia con trattamenti preventivi a base di polveri di roccia. Se non ci siete riusciti o l'annata è stata particolarmente nefasta, ai primi segnali d'attacco intervenite prontamente con dei trattamenti a base di rame. In questo modo andrete a bloccare la maggior parte delle malattie fungine. Bisogna asportare ed allontanare tempestivamente i residui di coltivazione, vale a dire piante, foglie o frutti marci. Stesso discorso vale anche per la batteriosi causata dall'Oxanthomonas. Fanno caso a parte invece l'oidio, che si combatte con trattamenti a base di zolfo, e la botrite, per la quale sarà quasi vitale concentrarsi sulla prevenzione. Per ognuna di queste malattie fungine faremo dei video dedicati e dettagliati che potrete visualizzare nel momento in cui si presenta la malattia. Per questo motivo, se non l'avete ancora fatto, seguite il canale ed attivate la campanella. Virus. Per prevenire e combattere l'insorgere delle virosi sarà fondamentale la lotta agli insetti patogeni che le trasmettono. Entrambe queste malattie infatti sono portate dalla puntura di un insetto. Come per le malattie fungine, sarà importante eliminare ed allontanare le piante malate da quelle sane. Insetti. A differenza delle malattie fungine, il controllo degli insetti patogeni non può essere trattato in maniera generale. Per questo motivo tratteremo singolarmente in video specifici ogni insetto, in modo da non rendere troppo lungo questo. Un'ulteriore piccola parentesi va fatta sulla scelta della varietà. Per le brevi diurne, infatti, essendo che il loro ciclo andrà da ottobre fino alla primavera, sarà molto difficile che vengano attaccate da insetti. Mentre sarà totalmente diverso invece per le rifiorenti, che per via del loro ciclo vegetoproduttivo andranno a scontrarsi con temperature più miti e quindi saranno più soggette all'attacco di insetti patogeni. Tra i più insidiosi comunque ci sono gli afidi, che oltre ad arrecare danni diretti alla pianta sono veicolo prediletto per il propagarsi di virosi. Gli afidi possono essere controllati con l'utilizzo di zeolite piuttosto che di piretro naturale. Svolgerà un ruolo molto importante nella lotta a questi parassiti il monitoraggio e il tempestivo riconoscimento. Con il piretro, essendo un insetticida a largo spettro, sarà possibile controllare
controllare più o meno quasi tutti gli insetti. Tuttavia, come già detto, per i funghi tratteremo questi patogeni singolarmente in dei video dedicati, in modo da non dilungarci troppo ed evitare inevitabili semplificazioni. Se avete domande, richieste da fare o semplicemente per mandare un saluto, potete scrivermi nei commenti. Se volete sostenere la crescita del canale, inoltre potete lasciarmi un like oppure mandarmi un bonifico. Ovviamente un enorme grazie per aver visto il video fino alla fine.